Oh, e buono stress con una bella spugna, o meglio, della lana di Perlon ben impregnata di schifezze varie che oggi sono andata a cambiare. Allora, premetto che alcuni dicono no, ma io non la cambio, io spiego il perché. La cambio ogni tot. Mio figlio è in Eureka perché ha finito la lezione online. Non so se anche i vostri figli. Leon! Ecco, vabbè, cosa? Oh, perfetto. Allora, ecco, amore, ecco, c'è mal di testa, amore, un attimo che volevo spiegare un attimino una cosa sul Perlon. Allora, dicevo, per cui potrei anche andarla a sciacquare, ma siccome già l'avevo sciacquata la scorsa volta, è inutile che la vado a sciacquare nuovamente. Ripeto che un mega pacco costa poco più di 3 euro, per cui è inutile che andate lì a sciacquarle. Io l'ho già sciacquata una volta, per cui siccome ogni volta che però poi la sciacquate, vedete, perde un pochino quella cosa lì, io la vado a buttare. Questa l'avevo già sciacquata preventivamente, mi raccomando, guarda, tranquillamente, sotto l'acqua del rubinetto. Questa è l'unica cosa che voi potete sciacquare senza problemi sotto l'acqua del rubinetto. Le spugne mai, mi raccomando, come dico sempre. Voglio dire una cosa. Ecco, aspettate un attimo. Prossimamente dovete commentare se volete, vi faccio il tutorial delle crepe, anche se. Ah, vabbè, ma che c'entra con gli acquari, amore, però? Infatti, sto per dire, però Vabbè, ci abbiamo il sono buone. MasterChef, l'acquariofila, vabbè, insomma, ognuno ha una cosa propria, ecco, per cui dicevo, allora a sto punto, vedete che io ho sto cazzo, meno male che sono alta 1,80 m, perché veramente io sfido qualsiasi acquariofilo a fare manutenzione qui dentro, ecco. Allora, detto questo, io che cosa faccio? Semplicemente rialzo il filtro nella parte alta, lo posiziono un po' così e blu blu blu, o rimando giù, ecco. Lo riattappo, attappata, ecco. E questa bella spugnetta si va ad acchiappare tutta quanta la merdaccia, tutte quante le cose che è, e diventa veramente. Ora, adesso vedete che cos'è, cioè, non so se si nota, guardate, c'è di tutto, vedete, ecco. Però se vorrete io vi faccio vedere tra un'ora e mezza, cioè praticamente non ci sarà più niente. Io poi darò ovviamente una piccola spolveratina, come dire, alle foglie, perché un pochino si deposita. Però in linea di massima il Perlon andrà proprio a pigliare tutta quanta sta merda che si è andata ad innalzare nell'acqua. Ragazzi, buono stress, buona quarantena e mi raccomando, state a casa perché sennò vi banno, ok? Ciao!